Matteo Renzi, con i soldi del popolo italiano, finanzia il suo sì al referendum istituzionale invitando gli italiani all'estero a votare secondo i suoi personali interessi. L'invito agli italiani è quello di ribellarsi. E l'ira delle opposizioni del comitato del no contro la lettera indirizzata agli italiani all'estero scritta da Matteo Renzi. Una missiva per invitare a votare sì al referendum. La riforma costituzionale è un altro tassello per rendere più forte l'Italia, così scrive Renzi nella lettera di 2 pagine, a cura del comitato Basta un sì, nella quale compaiono foto del Premier con vari capi di Stato e di Governo e si spiega anche come votare, stile campagna elettorale. Oggi scrive Renzi nella veste del nuovo despota italiano, come scrivono le tante associazioni degli italiani all'estero, siamo ad un bivio. Possiamo tornare ad essere quelli di cui all'estero si sghignazza, quelli che non cambiano mai, quelli famosi per l'attaccamento alle poltrone e le azzuffate in Parlamento. Oppure possiamo dimostrare con i fatti che finalmente qualcosa cambia e che stiamo diventando un paese credibile e prestigioso. La lettera è stata subito presa di mira da Sinistra Italiana, che ha presentato un'interrogazione sul voto degli italiani all'estero. Tra le lettere inviate da Renzi a proposito, chi paga e quanto costano, e i documenti che circolano alla Farnesina sui procedimenti elettorali. Più di una perplessità è sui rischi relativi al libero esercizio del voto e sul fatto che alcuni report siano stati celati. In questo momento è necessaria chiarezza per evitare che si addensino dubbi e ombra, afferma il capogruppo di Sinistra Italiana a Montecitorio, Arturo Scotto. La lettera spot per il sì che Renzi ha invitato ai 4 milioni di elettori italiani all'estero è l'ennesima grave anomalia di una campagna referendaria nel corso della quale il Premier sta usando metodi e mezzi discutibili. Ora, a chi vota all'estero fa arrivare in contemporanea e non assieme, come ha precisato con equilibrismo linguistico la ministra Boschi, il plico per il voto e l'indicazione per il sì. Una stranezza che rischia di inquinare fortemente la libera espressione democratica. Ci auguriamo che il presidente Mattarella intervenga, critica anche Paolo Romani, presidente del gruppo di Forza Italia al Senato. Gli fa eco Brunetta, che parla di reato. La notizia lanciata ieri dalla ministra Boschi di milioni di lettere partite da parte del presidente del Consiglio Matteo Renzi agli italiani residenti all'estero in merito al voto sul referendum costituzionale è di una gravità inaudita e senza precedenti. Roba da procura della Repubblica e da reato ministeriale, afferma il capogruppo di Forza Italia alla Camera. Il voto contrario ora diventa per i cittadini liberi quello della protesta contro i diritti della democrazia parlamentare.